velocità, discorso sulla regolazione, abbiamo visto la regolazione della potenza negli impianti motori con turbina a vapore, e quella che io chiamo organizzazione degli stadi in una grande turbina assiale a vapore. Abbiamo visto la ripartizione 1-2 stadi ad azione in testa e poi gli stadi ad azione, abbiamo visto i motivi, le ragioni che suggeriscono questo tipo di scelta. Diciamo, con questo panorama abbiamo completato l'analisi del cosiddetto funzionamento delle macchine dinamiche o turbomacchine che si voglia. E quindi adesso possiamo affrontare l'ultimo impianto motore che ci rimane. E finora abbiamo visto tutti gli impianti motori termici, cioè quelli che convertivano l'energia termica che si otteneva in qualunque modo, o se ce la mette a disposizione la natura direttamente, se siamo fortunati, o come più spesso accade attingendo l'energia potenziale chimica di un combustibile, poi la trasformavamo questa energia termica in energia meccanica, quindi la conversione termodinamica, come si chiama, del calore in lavoro, con tutte le difficoltà che il secondo principio della termodinamica ci ha ben evidenziato e avvertiti delle difficoltà di questa conversione calore-lavoro. Ok, e quindi ci resta da analizzare un altro impianto motore dove però la fonte primaria non è più l'energia chimica di un combustibile, ma l'energia potenziale idraulica di un corso d'acqua. Beh, diciamo, l'idea appunto è quella di trasformare questa energia potenziale idraulica in energia meccanica, in un'apposita macchina motrice che ormai siamo abituati, abbiamo imparato a chiamare turbina, che appunto alla fine trasformerà questa energia potenziale idraulica in energia meccanica. Diciamo, la cosa più intuitiva, il modo più intuitivo di vederne il funzionamento è quello appunto di immaginare, se immaginiamo un bacino a una certa altezza rispetto a un valore z di riferimento, quindi ad una certa altezza, ad una certa altezza H, se immaginiamo il bacino chiaramente alimentato con continuità, sfruttare questo salto geodetico, così come fino a ieri abbiamo parlato di salto entalpico, d'accordo? E dal punto di vista concettuale, diciamo allo stesso modo, questa volta parliamo di salto geodetico, cioè questa caduta dell'acqua dall'altezza H
E proprio in analogia con quanto abbiamo detto finora nelle macchine cosiddette termiche, abbiamo esattamente le stesse due possibilità di modalità di utilizzare questa energia potenziale idraulica, ovvero la possiamo trasformare tutta in energia cinetica in questi condotti fissi, chiaramente, quindi trasformare, supponendo che l'acqua qui sia inquiete, ok? E quindi trasformare, diciamo, questo contenuto di energia potenziale idraulica per unità di massa di acqua contenuta qua dentro in incremento dell'energia cinetica in modo tale da conferire all'acqua una velocità all'uscita da questo condotto fisso pari proprio a 2 GH, quindi alla luce di 2 GH, quindi praticamente una trasformazione del contenuto di energia potenziale idraulica H in energia cinetica, e poi questa, diciamo, in lavoro ottenibile sull'albero della macchina. Esattamente alla stessa maniera, ne abbiamo parlato proprio fino a ieri pomeriggio, di quegli elementi delle turbine a vapore, a gas, insomma, dove quello che veniva trasformato era energia entalpica o di pressione, come la volete vedere, in energia cinetica, e poi questa soltanto nella parte fissa e quindi totalmente nella parte fissa, e quindi questa a sua volta trasformata in energia meccanica nel rotore della turbina, quelli che abbiamo chiamato stati ad azione, no? Ne abbiamo parlato fino a ieri. E qui in perfetta analogia, solo che appunto invece di parlare di delta H parliamo semplicemente di salto geodetico, esistono appunto entrambe queste, anche in questo caso, queste modalità, cioè di trasformare tutta l'energia potenziale idraulica in energia cinetica nei condotti fissi, e questa energia cinetica ottenuta trasformarla in energia meccanica nella parte mobile, nel rotore della macchina. Quindi avremo una macchina che funziona così, sarà una turbina idraulica ad azione, esattamente come quelle che abbiamo visto fino a qualche tempo fa. Quindi è come se appunto qui l'acqua lascia questo condotto fisso, e quindi ormai quando esce, insomma, la sua pressione è quella dell'ambiente nel quale si trova la turbina, e quindi la pressione fra monte e valle della turbina è la stessa, si trova lì in questo ambiente, è la stessa pressione, e quindi non c'è un'ulteriore espansione all'interno della macchina, proprio come abbiamo visto nei giorni scorsi, come accade nel rotore degli elementi ad azione, dove quindi il rotore avrà a disposizione soltanto energia cinetica per trasformarla in energia meccanica. Esistono invece costruzioni diverse dove, diciamo, l'acqua fra l'uscita dello statore e l'ingresso del rotore ha ancora un minimo di dislivello, un certo salto da poter compiere, quindi ancora energia di pressione che può trasformare in energia meccanica all'interno del rotore, e quindi, sempre in analogia con quello che abbiamo visto, avremo delle turbine idrauliche nelle quali il lavoro
nel rotore evidentemente sarà derivato in parte dall'energia cinetica che era stata acquisita nei condotti fissi e in parte da energia di pressione che il liquido ancora possiede al suo ingresso alla girante. Con qualche figura vedremo meglio tra un po' questo discorso. Okay. E quindi appunto delle macchine, quindi turbine idrauliche ad azione o a reazione. Diciamo in questo caso il grado di reazione lo possiamo esprimere come il rapporto fra tutta l'energia potenziale a disposizione meno quello che si converte in energia cinetica su tutto l'energia potenziale disponibile. Quindi in una macchina d'azione questa trasformazione avviene integralmente nello statore, questo numeratore diventa zero e quindi appunto macchina d'azione, cioè con grado di reazione uguale a zero. Nelle macchine a reazione GH sarà maggiore di C1 quadro mezzi perché appunto una porzione di salto verrà sfruttata ancora nel rotore della macchina. Quindi turbine idrauliche ad azione, ne esiste un solo tipo particolare, poi vediamo bene con le immagini, e poi invece esistono due o tre tipi di turbine idrauliche a reazione di cui andremo a parlare tra un po'. Ok, sempre a livello introduttivo, quindi possiamo dire che la potenza che ricaviamo, ideale che ricaviamo da questo impianto, sarà la massa, cioè il prodotto della portata volumetrica per la densità del fluido, ci mettiamo l'accelerazione di gravità, e per il salto disponibile. Ok, se questa la esprimiamo in metri cubi al secondo, questo in chilogrammi al metro cubo, questo in metri al secondo quadrato e questi in metri, come unità di misura ci vengono i watt, e quindi se dividiamo per 1000 avremo la potenza in kilowatt, se dividiamo ancora per 1000 l'avremo in megawatt, giusto per introdurre. Diciamo, ho scritto ideale perché in realtà ci sono da considerare due cose, cioè prima di tutto che nella caduta nella condotta cosiddetta forzata che porta l'acqua ai condotti fissi della turbina, quindi prima ancora di entrare in turbina, quindi diciamo non possiamo imputare alla turbina soltanto alla turbina questo tipo di perdita, è chiaro che in quella condotta l'acqua ha la sua viscosità, la condotta ha la sua rugosità superficiale interna e quindi ci saranno delle perdite di carico il cui risultato è che in pratica è come se il salto a disposizione utilmente è più piccolo, risulta ridotto rispetto alla banale differenza pelo libero e scarico della turbina. È come se appunto dovremmo considerare un salto utile pari al salto geodetico vero e proprio meno tutte le perdite di carico, genericamente le indico con H con P, cioè tutte le perdite che possiamo imputare all'impianto, al circuito, prima ancora che alla turbina vera e propria. Quindi per la maggior parte saranno perdite di carico distribuite lungo la lunghezza
della condotta, tipicamente ci saranno degli organi di intercettazione, ci saranno delle piccole deviazioni, quindi anche delle perdite concentrate, anche il grosso sarà rappresentato dalle perdite distribuite, il totale, senza stare a precisare da dove vengono fuori, il totale lo abbiamo indicato con il termine H con P, quindi diciamo la potenza effettiva sarà comunque ρ per H con P. Ma non abbiamo ancora finito, perché chiaramente avremo anche delle perdite nella turbina, cioè il rendimento interno della turbina, che possiamo vedere come il lavoro per unità di massa effettivamente prodotto, cioè lo misuriamo sull'albero, misuriamo la coppia motrice effettivamente a disposizione sull'albero della turbina rispetto a tutta l'energia che abbiamo messo a disposizione della macchina, sarà GH. Ok? E questo quindi andremo a moltiplicarlo ancora, quindi per il rendimento della turbina. Lo so che non ci sarebbe bisogno, ma giusto visto che stiamo facendo l'introduzione, 30 secondi, quindi per questo è il rendimento della turbina. La cosa importante che cui volevo appunto sottolineare un attimo, come dicevo, non ce n'è bisogno perché immediatamente avete messo a fuoco la situazione, questo tipo di energia, che sia ideale, che sia utile, effettiva, eccetera, è già energia di prima specie, come l'abbiamo chiamata, quindi a differenza dell'energia termica, teoricamente sarebbe convertibile da un punto di vista puramente energetico, sarebbe convertibile integralmente in energia meccanica, perché appunto sono mutuamente sostituibili l'energia potenziale idraulica, l'energia meccanica, l'energia elettrica, l'energia cinetica e quant'altro. Quindi quelle che noi abbiamo classificato come energia di prima specie, a differenza dell'energia termica che abbiamo chiamato di seconda specie, perché come sapete anche se l'impianto è ideale non può essere convertita integralmente in energia meccanica. Quindi questa è una cosa appunto notevole da rimarcare, perché è vero che HU, l'abbiamo scritto un attimo fa, è più piccolo di H perché ci sono delle perdite di carico, è vero che la turbina nel suo funzionamento, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è soggetta a perdite, ma che derivano dal modo di funzionare, dal come viene costruita la macchina, non derivano da vincoli di natura strettamente termodinamica, e quindi diciamo il risultato è che diciamo rispetto all'energia a disposizione in partenza dell'acqua quando sta in quiete là, se la confrontiamo con il lavoro utile che andiamo appunto a misurare sull'albero della turbina, questo rapporto è nettamente più elevato rispetto al rendimento del miglior impianto motore termico che abbiamo studiato fino ad oggi. Ripeto, so che non c'era bisogno di questo, però mi piace sottolineare questa cosa. Quindi se andate a vedere che questo rapporto vale 0,8, 0,75, 0,80, 0,83, eccetera, non vi meravigliate, non dico che è successo, è perché qui non c'è il secondo principio di mezzo, ok? Quindi
la perdita, insomma la differenza, il complemento a 100, quindi 80 su 100, 85 su 100, cioè la differenza sta in questi difetti puramente costruttivi dell'impianto, diciamo, che li possiamo migliorare, possiamo intervenire noi, possiamo fare una condotta lavorata a specchio, possiamo fare una turbina col disegno delle pale, appunto, come abbiamo visto anche fino a ieri, il più possibile ottimizzato per ridurre il più possibile le perdite, quindi possiamo intervenire e far salire sia il rendimento della condotta sia il rendimento della turbina, mentre invece sapete bene che una volta che uno ha a disposizione calore ad una certa temperatura, quella è, insomma, anche se costruiamo una macchina perfetta, data la temperatura a cui è disponibile il calore e quella a cui quella dell'ambiente col quale possiamo interagire, il rendimento di quella conversione calore-lavoro sarà appunto dettato da quei principi della termodinamica che ormai vi sono familiari. Quindi volevo sottolineare questa cosa, non vi meravigliate se da qualche parte appunto leggete questi valori così elevati, il motivo assolutamente va senza proprio discussioni, non è questione di un impianto costruito meglio di un altro, insomma immediatamente il pensiero deve andare a questa differenza della qualità dell'energia primaria messa a disposizione, cioè vogliamo ottenere sempre la stessa cosa, una potenza meccanica, però in un caso la natura ci mette a disposizione un'energia di cosiddetta, così l'abbiamo chiamata, di seconda specie, e quindi da questa fonte riusciamo a ottenere il 40, il 50%, il 55%, no? Abbiamo visto nei impianti migliori, rispetto all'energia che ci hanno messo a disposizione, in questo caso parliamo di disponibilità di energia di prima specie e quindi, diciamo, quello che riusciamo a ricavare da questa energia di prima specie è sicuramente una frazione molto più alta. Da un punto di vista concettuale vi voglio richiamare che questo stesso tipo di discorso va applicato per esempio a un'altra bella interessante fonte energetica che è l'energia eolica, no? Cioè l'energia cinetica associata al vento, diciamo energia del vento, in realtà è energia cinetica che gli aerogeneratori, le turbine eoliche come le vogliamo chiamare, trasformano in energia meccanica, un po' in analogia con quanto accade in queste macchine idrauliche, con chiaramente le differenze che potete immaginare, ma qualitativamente parliamo di trasformare energia di prima specie, quale l'energia cinetica del vento, in energia meccanica. Quindi anche lì, diciamo, siamo liberi, non siamo vincolati da quel macigno che è il secondo principio del carbonio. Ok. Vabbè, fatte queste presentazioni, credo che possiamo. Allora, a questo punto entriamo un po' nel discorso. Quindi, come vedete, a livello di teoria c'è abbastanza poco da dire, perché la teoria è in comune a tutto quello che abbiamo detto, quindi come vi dicevo andremo spedito conto, quindi nonostante la lezione più breve di oggi, conto già dalla prossima lezione di completare il quadro, perché adesso ci resta un compito un po' più, come dire, descrittivo, cioè semplicemente andare a vedere un pochino come sono fatte queste macchine motrici, queste cosiddette turbine idrauliche, che sfruttano, tutte o comunque siano fatte, sfruttano questo tipo di fonte di energia primaria, e come abbiamo detto
potranno scegliere, potranno lavorare, esistono proprio, possiamo vedere gli impianti in funzione, macchine che scelgono il funzionamento tipico della macchina ad azione, quindi con la conversione dell'energia potenziale integralmente in energia cinetica nei condotti fissi e la successiva trasformazione dell'energia di sola energia cinetica in energia meccanica nel rotore della macchina e quindi turbine idrauliche ad azione. E poi esistono esempi di turbine idrauliche a reazione, quindi conservano ancora una parte di energia di pressione quando l'acqua lascia i condotti fissi, che verrà convertita in energia meccanica nel rotore insieme con l'energia. Ok, ultime cose, quindi diciamo, quindi perché esistono, quindi quello che volevo dire è che esistono principalmente tre tipologie, quindi ad ampio respiro, di turbine idrauliche. Poi è chiaro che i modelli di turbine idrauliche sono soltanto tre, saranno di più, però tre grosse famiglie, come le vogliamo chiamare, tutte parimenti impiegate. Dipende la scelta, scegliere una turbina, certo, tra un attimo gli daremo dei nomi ben precisi, tipicamente i nomi dei loro primi inventori, diciamo, quelli che detengono il brevetto. E queste tre tipologie, perché appunto tre? Perché diciamo, i parametri che controllano, che indirizzano la scelta verso un certo tipo di turbina ad azione o a reazione, e non solo, l'altra grandezza caratterizzante è il flusso del liquido, dell'acqua, questa volta lo possiamo dire, non è che dobbiamo generalizzare più di tanto, liquido sì, ma sempre acqua, insomma, non mi risultano turbine idrauliche con altri fluidi. Dicevo, a seconda del flusso, di come avviene l'impatto del flusso sulla macchina, cioè se è tangenziale, se è radiale o se è assiale, e le vedremo con calma, chiaramente queste cose, mica ci limitiamo a citarle adesso. Quello che adesso volevo appunto sottolineare è che quali sono i criteri, perché in un caso scegliamo una turbina d'azione, in un'altra reazione, perché in un caso scegliamo una turbina a flusso tangenziale e in un altro a flusso assiale. I due parametri che indirizzano queste scelte sono, li avevamo scritti nell'espressione della potenza, sono tipo la portata d'acqua a disposizione, cioè abbiamo la portata del Mississippi, del Nilo a disposizione, o quella del torrentello che scorre qui nella villa. Quindi sicuramente in funzione di questa portata sceglieremo macchine diverse, e come potete immaginare l'altro parametro fondamentale è il salto, cioè si fa precipitare quest'acqua perché la natura ce lo consente, perché è chiaro che tutto dipende dall'assetto oro-idrografico di un paese, cioè della montagna, diciamo, come sono fatte, perché appunto c'è bisogno chiaramente di una certa portata, ma c'è bisogno chiaramente anche del salto. Quindi diciamo un fiume anche di portata non
elevatissima, però che si trova a, naturalmente a una certa altezza, può essere una buona, un'ottima risorsa in termini di energia potenziale idraulica, oppure dei grandi fiumi che scorrono in pianura, lì poi c'è bisogno dell'intervento della mano dell'uomo che costruisce delle barriere, in pratica, che fanno salire il livello, creano un minimo di dislivello perché ci vuole, insomma, cioè H non può essere zero, ok, questo è chiaro, però se Q è enorme, bastano dislivelli di metri, 7, 8, 10, 12, 15 metri, se Q è molto grande, per ottenere potenze molto grandi. O viceversa, appunto, per esempio nel nostro paese ci sono le Alpi, ci sono gli Appennini, ci sono dei corsi d'acqua di portata non particolarmente elevata, però esistono, abbiamo per fortuna centrali idroelettriche di potenze medio elevate, perché appunto se Q non è molto grande, in alcuni casi H invece è di centinaia di metri, in qualche caso abbiamo cadute, salti di un migliaio di metri. E quindi, diciamo, teoricamente appunto la potenza che si può ottenere con un salto di 10 metri e di un'enorme portata è paragonabile a quella che si può ottenere da modeste portate, ma con salti di centinaia o migliaia di metri. È chiaro che in queste due estremi, cioè per esempio una modesta portata e un salto di centinaia di metri, oppure avere a disposizione enormi portate e piccoli salti, è chiaro che la turbina non può essere la stessa, proprio fisicamente non può avere le stesse caratteristiche nei due casi. E quindi proprio questa è la discriminante, quella che indirizza la scelta. Vedremo con calma poi dei parametri che aiutano a fare questa scelta, ma la linea guida è questa, cioè turbine, quindi avevamo detto tre categorie di turbine, poi tra un attimo le metteremo i nomi, che sfruttano H elevati e Q moleste, ok? Turbine che fanno il contrario, quindi H di pochi metri, come dicevamo prima, ma a portate elevate o elevatissime, e chiaramente fra questi due estremi ci sarà una famiglia per le situazioni intermedie, quindi diciamo H medio grandi e altrettanto le portate Q medio grandi. Queste sono le tre grosse tipologie, poi è chiaro che c'è una gamma un po' più ampia, ma noi non tanto la prenderemo in considerazione, nel senso che per esempio su questa tipologia appunto, siccome deve abbracciare tutta una serie di situazioni intermedie fra questi due estremi, è chiaro che per esempio all'interno di questa tipologia 2 ci saranno diverse varianti, insomma, proprio dove la macchina viene aggiustata a seconda se questo cresce, questo diminuisce o viceversa, insomma, che è nell'ambito delle variazioni appunto opportune per queste macchine. Ma prima di accendere quasi quasi comprerei. Allora, queste, così ci rimane più impresso, poi magari ci aiutiamo con l'immagine. Completiamo quindi queste tre grosse tipologie, quindi mettiamoci i nomi. Per portate non elevatissime e salti però di centinaia, anche migliaia di metri, quindi questo significa sostanzialmente avere una C1 quadro particolarmente elevata, come
abbiamo scritto l'Inter alla Lavagna. La macchina più adatta è una particolare, insomma, le pale devono avere una forma particolare che vedremo con calma tra breve, e quindi sicuramente quando abbiamo questi salti di alcune centinaia di metri ci sono pochi dubbi sulla tipologia da scegliere. La macchina in questione si chiama Pelton, turbina Pelton. Per il momento quindi diciamo che è una macchina appunto che ben si presta a sfruttare salti di elevata entità, a cui corrisponde un'energia cinetica del liquido che va a impattare su queste pale molto elevata. Quindi queste pale devono avere una resistenza meccanica particolare, non possono essere dimenticate quelle palette delle turbine a gas o a vapore che abbiamo visto nelle immagini fino a ieri, devono essere delle pale robuste per sopportare questo impatto con quest'acqua che arriva a velocità di centinaia di metri al secondo. E sono macchine appunto dove la trasformazione energia potenziale in energia cinetica avviene tutta nei condotti fissi, e quindi nel rotore il lavoro, la potenza si ricava attingendo esclusivamente all'energia cinetica dell'acqua. Non c'è più energia di pressione da sfruttare, proprio quello del disegnino, quello scarabocchio che facevo prima, è nell'ambiente dove c'è questa turbina Pelton, è un ambiente aperto, cioè l'acqua arriva a impattare questa girante della turbina in un ambiente aperto, quindi la pressione che ha quando entra nel rotore è uguale a quella che ha quando esce, quindi diciamo sono macchine con grado di reazione zero, quindi macchine ad azione a flusso tangenziale. Questo poi lo vedremo con le immagini, a flusso tangenziale, quindi semplice, proprio quella che più ci diciamo è familiare, diciamo, se queste sono le pale, così, e qui arriva il getto in questa direzione e va ad impattare sulle pale, le fa ruotare in questo modo, appunto perché impatta in direzione tangente alla girante. Turbina aperto, la turbina idraulica tangenziale ad azione adatta a sfruttare salti elevati, o quanto più sono alti salti non ci sono dubbi che bisognerà ricorrere a questo tipo di macchina. Nella fascia intermedia, diciamo per il momento ci limitiamo a questo elenco, poi andiamo a riaprire queste caselle e andremo a vedere un po' più da vicino come sono fatte. E sempre dal nome di chi detiene il brevetto, c'è questa categoria intermedia di turbine idrauliche Francis, sono, come potete intuire anche da come le ho scritte, fra quelle più versatili, perché si prestano a sfruttare salti di alcune decine di metri fino ad alcune centinaia di metri, con portate medio-piccole fino a portate medio-grandi, quindi diciamo, al suo interno, lo dicevo anche prima, troviamo delle leggere differenze. Sono macchine a reazione, appunto con un grado di reazione crescente mano a mano che si vogliano sfruttare salti più piccoli e portate più grandi. Quindi avremo Francis con un grado di reazione 0,2 per esempio,
per un salti medio-grandi e portate medio-piccole, se ci spostiamo verso salti medio-piccoli e portate medio-grandi avremo Francis con grado di reazione 0,4, 0,5, cose di questo genere come ordine di grandezza. Ok, e però sono macchine, poi avrò bisogno delle figure, non mi azzardo a fare io lo scarabocchio, a flusso radiale, ok? Sono delle, quindi dove nel rotore il liquido si sposta nel senso del raggio della girante. Siccome sono macchine motrici, saranno quindi centripete, cioè dalla periferia della girante il flusso entra dalla periferia, va verso il centro e poi viene scaricato nel canale di raccolta. E quindi sono macchine radiali, lei centripete. Infine, quando abbiamo la possibilità di sfruttare queste portate molto grandi, abbiamo dei grossi corsi d'acqua, come vi dicevo, però i salti sono modesti perché derivano da invasi artificiali, dighe, prese, insomma, costruite dall'uomo per, appositamente, quindi salti dell'ordine, diciamo, grosso modo della decina di metri, però le portate sono molto elevate, quindi la macchina deve essere in grado di smaltire queste enormi portate. Le turbine, appunto, la girante assume una forma particolare che assomiglia all'elica di una nave, ok? Chiaramente le vedremo, adesso non volevo comprare. Quindi, turbine che genericamente sarebbero chiamate turbine ad elica, proprio per la loro forma, o assiali, perché questa è tangenziale, questa è radiale, quindi queste sono assiali. Diciamo che anche qui c'è un nome proprio, però, per fare il paio con i precedenti, nel senso che quasi sempre questo tipo di macchina adotta una versione di cui parleremo un po' rispetto alla versione ad elica base, cioè una versione ad elica un po' più sofisticata. Vi dico subito di che si tratta: sofisticata nel senso che ha all'interno un meccanismo tale che, lo diciamo in parole povere adesso, poi lo chiariremo, un meccanismo tale che riesce ad adattare la geometria di queste pale del rotore alla portata per ovviare a quell'inconveniente di cui abbiamo parlato proprio ieri. Vi ricordate, più volte ieri abbiamo ripetuto questo concetto, che le turbomacchine, le macchine dinamiche, preferiscono lavorare a punto fisso, cioè in corrispondenza di una ben precisa portata, perché lo ripeto per l'ultima volta, l'abbiamo detto proprio ieri, però non fa male ripeterlo, perché il progettista, quando disegna quelle pale in un certo modo, adopera come parametri di input parametri quali vettori velocità, principalmente vettori velocità, in base ai quali ottimizza il disegno di quelle pale. Abbiamo visto in particolare deve stare attento a scegliere opportunamente il rapporto tra queste due velocità, questa che è una caratteristica geometrica della macchina e questa che è una caratteristica fluidodinamica del flusso in ingresso al rotore. Scegliendo opportunamente questo rapporto in funzione del grado di reazione R, lui ottimizza. Abbiamo visto quando andiamo a regolare, molto spesso regolare significa che uno non cambia per motivi, appunto essendo legati alla geometria della macchina, quello che cambia normalmente è C con 1, quindi significa che alteriamo questo
rapporto, e quindi alterare significa allontanarsi dalle condizioni di massimo rendimento. Tanto per dirne, questo diciamo è il motivo più importante, non è neanche il... E quindi la conclusione era quello che dicevo prima, cioè queste macchine non amano essere regolate, vedere variazioni di portata. Quando è possibile, e lo vedremo con calma parlando sia di queste macchine Francis sia di queste assiali, se io riesco invece a intervenire sulla geometria della pala con degli accorgimenti, cioè riesco a variare un po' quegli angoli che determinano i valori di C con 1, cosen alfa 1, eccetera, se li riesco ad adattare ai valori di una C con 1 variabile, posso più o meno, entro certi limiti, mantenere una sorta di costanza di questo rapporto U su C con 1, e quindi avere un rendimento più o meno costante anche al variare della portata, mentre invece quando non posso fare questo aggiustamento geometrico, lo vedremo proprio con dei numeri un po' più in là, una macchina caratterizzata da rendimento interno di espansione 80% alla portata nominale, se la portata nominale si riduce alla metà, questo rendimento passa da 80 a 60, a 55%, quindi con un crollo abbastanza evidente. Se ho la possibilità di intervenire meccanicamente proprio sulla geometria delle pale rotoriche, cerco, entro certi limiti, in una certa misura, di adeguare questo rapporto alle variazioni della portata, e quindi diciamo, il rendimento magari subirà, riducendo la portata, subirà una sorta di minimo di penalizzazione, ma non così evidente. E per esempio in queste macchine a flusso assiale, che hanno una forma particolare, come vi dicevo, che vedremo con le immagini, che non oso farvi il disegno, diciamo che in queste macchine a flusso assiale, appunto, un signore, un ingegnere americano che si chiamava Kaplan, negli anni 50-60 brevettò un sistema che, perciò dico che lo sto dicendo in parole povere, senza entrare nel merito, però per farvi capire perché sono qui, ho adoperato dei nomi propri, questo è qui invece avevo scritto Alemo, perché la tipologia è questa, macchine a flusso assiale con queste pale a forma di elica, che sono quelle che si adoperano quando le portate sono molto grandi e i salti. Ok, e questo in generale. In particolare poi, da quando questo signore ha brevettato questo meccanismo di adattare le pale, in grado di adattare le pale rotoriche alla portata effettivamente effluente nel rotore, con il vantaggio sul rendimento di cui abbiamo detto, praticamente quasi tutte, salvo quelle di piccola potenza, quasi tutte le turbine a flusso assiale, quindi con le partonaglierica, adottano questo marchingegno nel loro interno, e quindi sono anch'esse appunto conosciute col nome del detentore del brevetto, questo ingegner Kaplan. Ok? Quindi voluto precisare, perché normalmente quali sono i principali tipi di turbine? Tutti Pelton, Francis e Kaplan, chiamandole per nome, appunto, per nome proprio. Volevo precisare perché queste qui facevano un minimo di eccezione. Ok? Vabbè, oggi, no, oggi neanche ve lo chiedo se è tutto chiaro, perché stiamo solo facendo un po' di descrizione. Qual è il grado di reazione delle etapa? Giusto, giusto.
trascurando, sono quindi sono assiali, eccetera, sì, sono tutte a reazione sicuramente, e sono quelle anche rispetto a queste qui centrali con gradi di reazione più alti. Di solito diciamo R di queste macchine è tra 0,5 e 0,7, 0,6, vabbè, diciamo 0,5 e 0,7. Io una ricognizione, poi chiaramente andiamo a vedere. Va bene, allora diciamo queste cose che ormai non ci interessano, perché facciamo una carrellata ancora, carrellata, poi martedì entriamo a vedere un po'. Allora, come vi dicevo, una prima carrellata, vediamo un attimo quindi queste turbine adatte per salti elevati e portate modeste. Le abbiamo chiamate turbine Pelton, sono macchine ad azione e a flusso tangenziale. Cerchiamo di vederle un pochino. Questo è un po' il una cosa che volevo far vedere era è la particolarità del... questa è una girante di una turbina Pelton. Vedete, la particolarità di questa macchina è appunto quella delle... queste sono le pale, quindi che non assomigliano a quelle che abbiamo visto fino a ieri, come vi dicevo, proprio perché hanno questa caratteristica, abbiamo anche qualche immagine migliore, di raccogliere quest'acqua che arriva con un'energia cinetica assai elevata. Eccola qua, questa qui si vede bene, da queste pale, da questa forma di cosiddetta doppio cucchiaio, ok? Quindi come due cucchiai e attaccati con questo spigolo in comune, e si fa in modo, diciamo, tutto viene ottimizzato con il flusso, da qualche parte ci dovrebbe essere una immagine, ecco, vedete, questa è abbastanza chiara, con il flusso diretto al centro, quindi dove i due cucchiai si uniscono, in pratica si ripartisce attraversa tutta la, quindi il flusso tangenziale, come potete vedere, come abbiamo scritto lì alla lavagna. Il flusso si ripartisce in due parti esattamente uguali, almeno nelle condizioni di progetto, e lascia poi ciascuna pala appunto in direzione quasi, quasi assiale, come quasi una rotazione di quasi 180 gradi, e quasi in direzione assiale lascia la girante e viene raccolta. Questa appunto è la particolarità di questa macchina,
Quindi diciamo che le differenze, appunto, sono fondamentalmente costruttive, diciamo, sulla teoria ne abbiamo parlato, e la teoria è quella di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi, poi ci sono queste forti differenze puramente costruttive in funzione di quello che dicevamo prima, cioè a seconda di questi due parametri è chiaro che appunto questa forma nasce proprio per poter sfruttare questi salti così elevati. È chiaro che le portate, diciamo che c'è una certa flessibilità sulla portata, nel senso che, questo lo vedremo poi in dettaglio nel senso che possiamo avere per esempio quella girante, la possiamo montare sia ad asse orizzontale come sia ad asse orizzontale come nella rappresentazione, eccola qua, nella rappresentazione, però in questo caso diciamo il ad asse orizzontale diciamo è difficile avere più condotti fissi e più ugelli che portano l'acqua al rotore, quindi salti elevati ma portate abbastanza modeste. Se a parità di salto la portata cresce, questa macchina va ancora bene. Se appunto viene montata ad asse verticale, come quella che stavamo vedendo prima, all'asse verticale è possibile avere, come vedete qua, più ugelli diffusori che convogliano l'acqua sulle pare. È chiaro che bisogna stare attenti a che non ci sia interferenza fra un getto e l'altro, questo è il problema. Ecco perché se voglio più getti devo necessariamente montare la girante ad asse verticale. Se la monto ad asse orizzontale al limite posso avere due getti, perché altrimenti è sicura l'interferenza. In questo modo diciamo posso far crescere la portata anche in maniera abbastanza considerevole. Ok, teniamo quindi, qui si vede abbastanza bene, vedete la girante, praticamente dal salto l'acqua arriva nella condotta fissa, vedete che gira in questi gelli che girano tutti intorno alla girante. Vedete il diametro è decrescente perché praticamente mano a mano che io erogo portata nel tratto a valle la portata diminuisce e quindi mi basta una sezione più piccola. Okay? Questa sezione qua è molto più grande della sezione di questo tratto qua e vedete arrivo fino a 6 getti e in questo modo quindi diciamo qui ho l'ingresso che arriva dalla condotta forzata e quindi diciamo posso dimensionare questo tratto di condotta in base alla portata complessiva che la natura mi sta mettendo a disposizione e dopodiché però appunto la ripartisco in 6 getti e quindi diciamo questa turbina Pelton può sfruttare oltre a un salto elevato anche una portata non piccola, insomma quando faccio così la portata sicuramente non la possiamo definire. Ok, allora questo poi ci torniamo sopra, volevo continuare la panoramica, questo ci torniamo. Sì.
Le turbine radiali invece, Francis, vedete, sono fatte in modo molto diverso. Vedete, le pale cominciano ad assomigliare, e sono quelle che più assomigliano alle macchine che abbiamo studiato in precedenza. Come vedete, questa fila di pale disposte lungo la circonferenza di questa cassa sono le pale statoriche, che stanno alla periferia di questa cassa. Al centro viene calata la girante, vedete che ha questa forma, e quindi in pratica appunto da qui arriva il distributore, sempre a forma di chiocciola, sì, cosiddetta chiocciola, che distribuisce l'acqua, si chiama così perché appunto distribuisce l'acqua ai condotti fissi, ok? Questa acquista energia cinetica, questi sono a sezione decrescente, sono condotti convergenti, ok? E arriva nella girante, dove appunto seguendo questo percorso radiale, quindi come vedete dalla periferia verso il centro, subisce anche una certa deviazione e quindi sfrutta all'interno della girante sia l'energia cinetica che era stata acquisita nella parte fissa, sia energia ancora di pressione, e quindi appunto questo in virtù del fatto che poi abbiamo chiamato queste macchine, queste turbine radiali, flusso radiale, come potete vedere, cosiddette Francis, sono sempre a reazione, con un grado di reazione, come da questa figura si può vedere, piccolo, R02 grosso modo, fino a Francis R04-05. Cambiano, non so se ho le immagini qui, sì, abbastanza, vedete, cambiano abbastanza le forme delle pale rotoriche, questo ne parliamo la prossima volta, sì. Ecco, vedete, queste sono tutte giranti di turbine radiali Francis, okay, dove a seconda del grado di reazione, che va aumentando da sinistra verso destra, appunto per sfruttare anche energia di pressione, questo è necessario quando le portate crescono e i salti diminuiscono. Ok? Avevo anche un'altra. Ecco, anche questo si vede abbastanza bene. Vedete la cosiddetta voluta a chiocciola che gira tutto intorno. Questo viene dalla condotta forzata che scende dalla montagna, diciamo. Poi distribuisce l'acqua, vedete, mano a mano che la portata viene distribuita, le sezioni si restringono, e la distribuisce a questo che è lo statore, il condotto fisso, cosiddetto distributore palettato, che è tipo quello che abbiamo visto prima, qui si vede un po' meglio, e anche un po' meglio si vede la girante. Quindi il flusso è sicuramente radiale, sicuramente centripeto, rendete abbastanza conto. Vedete, c'è ancora un salto da sfruttare nella girante, il liquido sarà rilasciato al centro, okay? E quindi questo ci conferma che sono macchine a reazione. Completare la... prima che ci arrivino, vorrei evitare la confusione.
per completare giusto un'idea. Poi è chiaro, martedì partiremo da qui, partiremo dalla Pelton e andremo a vedere un po' più da vicino come è fatta e come funziona. Okay. E, per completare questa carrellata giusto ci mancano appunto le macchine ad elica. Ecco, qui si vede, si incomincia a vedere abbastanza bene come è fatta. Questa è la girante di una turbina assiale, come l'abbiamo chiamata, o cosiddetta Kaplan, per quel motivo che ho detto prima, e vi rendete conto anche perché vengono genericamente, avevo scritto, turbine ad elica. Okay? La forma parla abbastanza chiaramente. Eccola qua, questa è un'altra immagine di girante di turbina assiale o Kaplan, quindi perché si chiama aelica, alelica è abbastanza evidente. Vediamo un po' se sì, se riesco a trovare. Perché appunto l'ingresso dalla condotta forzata è da qui, quindi queste qui che vedete, non so se le riuscite a distinguere, sono le pale statoriche, okay, dove il filo subisce una vistosa accelerazione, vengono poi rilasciate qui in corrispondenza dell'asse del mozzo della girante, e quindi precipita letteralmente, come potete vedere c'è un salto di qualche metro, e quindi quello che dicevamo prima, il grado di reazione è abbastanza, quindi queste palle, queste eliche trasformeranno in potenza meccanica tanto l'energia cinetica acquistata nella parte fissa, quanto l'energia di pressione che ancora hanno a disposizione, l'energia potenziale che deriva da questo ulteriore salto all'interno della girante. E quindi, come dicevo, hanno un grado di reazione 0,6, anche 0,7 spesso, che quindi è abbastanza elevato. E vedete, insomma, quello che in questa lezione introduttiva volevo sottolineare, vedete la profonda differenza fra non tanto i principi di funzionamento quanto proprio le modalità costruttive. Vedete, prendete i due estremi, la Pelton che abbiamo visto per primo e questa Kaplan che vediamo adesso, vedete come le giranti siano profondamente diverse. Questo, ripeto, in virtù del fatto che queste macchine nascono per sfruttare milioni di litri d'acqua al minuto, quelle centinaia di litri, però lì parliamo di salti di 800, 1000, 1200 metri, 700, 900, insomma quest'ordine di grandezza, e qui parliamo di salti di anche 6-7 metri, oppure 10, oppure 12, ma 15. Questo è l'ordine di grandezza. In virtù di questi parametri è chiaro che deve cambiare molto la geometria delle pale della girante. Perciò passiamo da quelle pale così un po' ingenue, come potremmo dire, insomma, che ricordano quelle dei vecchi mulini ad acqua, okay, con quei due cucchiaini, dove l'obiettivo principale è la robustezza di quella pala. Non so se avete fatto caso nell'immagine. Quella girante mi pare che era di colore azzurro, si vedeva bene lo spessore di quella pala, mentre non so se avete visto quell'immagine di prima, diciamo lo spessore delle pale di vetro è ben diverso,
appunto perché si vedono abbastanza bene montate. Vedete le dimensioni di queste, perché devono passare milioni di litri d'acqua al minuto, ok? E si intravede, chiaramente di questo parleremo con calma. Vedete questa pala come è fatta, montata su questa sorta di disco. Questo disco è proprio quel marchingegno, come l'ho chiamato prima, che in pratica consente di cambiare l'angolo di calettamento di quei. Sono poche, vedete, sono molto grandi, ma 3, 4, 6 pale per ogni rotore, di questo parliamo. Avete visto quelle della Pelton, erano tante, insomma, distribuite da. Qui chiaramente per queste grandi portate abbiamo poche pale sottili montate in questo modo, e intorno a questo mozzo, vedete come è ampio, si sfruttano proprio. Ingegner Kaplan ebbe questa idea di sfruttare, dice, visto che io ho tutto questo spazio qua dentro, questo mica è pieno, è cavo, allora qua dentro lui ha trovato lo spazio di inserire questo che ho chiamato martello, questo meccanismo che è in grado di comandare diciamo, l'angolo di calettamento della pala, che si stringono fra di loro un po' di più, quindi variano le sezioni a disposizione del liquido in funzione della portata che gli sta arrivando dalla condotta a monte, ok? E quindi in questa maniera aggiustano il rapporto U su C con 1 e limitano le perdite che tipicamente si avrebbero al variare della portata. Penso che queste siano significative come immagini. Questa è una delle immagini. Questa risale al masso. Quindi, come vi dicevamo, hanno questo ingresso nello statore radiale, poi subiscono una deviazione di praticamente 90 gradi e, come vi dicevo, il flusso alla fine, quello che ci interessa sul rotore, il flusso è assiale. Okay. Quindi queste Kaplan o Adelica, come le volete chiamare, abbiamo visto flusso assiale, quelle Francis che abbiamo visto un attimo fa hanno questo flusso radiale, ok? La Pelton, che è quella che più si distingue, diciamo, per la particolarità, la forma di queste pale che qui vedete, sia che se la monto ad asse verticale sia se la monto ad asse orizzontale, sono sempre a flusso tangenziale, sono ad azione. Qui non c'è nessun salto più, diciamo, la pressione qua dentro è tutta uguale, ok? E quindi appunto sono macchine ad azione che sfruttano solo l'energia cinetica che è stata acquisita nella condotta a monte e nel distributore di cui parleremo, diciamo che ha questa forma particolare, quei getti che abbiamo visto prima, questi qui al loro interno sono fatti in questo modo, appunto per la regolazione della portata. Va bene?